A fanpage.it, l'attore interprete dell'amico di Manuel Bortuzzo si racconta, incontrerò presto il vero Alfonso Catalano, ma il personaggio è ispirato a mia nonna che mi ha cresciuto e oggi non c'è più. Manuel, mi ha fatto tanti complimenti, Rinascere è stato un grande successo che ha emozionato i telespettatori. Il film, diretto da Umberto Marino e prodotto da Rai Fiction e Moviart, racconta la storia di Manuel Bortuzzo ed è basato sullo stesso romanzo dell'atleta paralimpico. Gli ascolti TV sono stati ottimi, Rinascere è stato visto da 3.509.000 spettatori con il 18,5% di share. Tra i segreti di questo apprezzamento non solo una storia coinvolgente ma anche delle interpretazioni convincenti. A sostegno della prova attoriale di Giancarlo Commare c'è stata quella di Salvatore Nicolella, nel ruolo di Alfonso Catalano, un paziente paraplegico che affronta la sua condizione da più tempo rispetto a Manuel, e che quindi lo aiuta nel duro percorso di accettazione della sua invalidità. A fanpage.it, l'attore giovanissimo, faccio 28 anni a ottobre, ma nel mio cuore ho ancora 10 anni, dice ci racconta la sua storia e le sue emozioni. Nulla di scontato, in considerazione del fatto che per l'attore del Rione Sanità di Napoli, questo è il primo film. Una felicità che condivide nel ricordo di sua nonna, scomparsa di recente. In Rinascere sei Alfonso, paziente paraplegico che aiuta Manuel ad accettare la sua carrozzina e la sua invalidità. Un ruolo decisamente diverso dai tuoi trascorsi in Gomorra. Come sei arrivato a far parte di questo cast? Esatto, però era solo un incontro conoscitivo e non mi aspettavo grandi cose. Poi quando ho visto Umberto, Marino, NDR, ho subito percepito nei suoi occhi una sensazione strana, una specie di convinzione e tornai a Napoli con una consapevolezza diversa. Infatti, fui richiamato per un altro provino e poi scelto. È stato doppiamente bello perché la chiamata è arrivata nel giorno del mio compleanno e proprio l'anno prima, un giorno prima del mio compleanno, è venuta a mancare mia nonna. Thank you.